Pensiero ancora da questo libro in disparte con Gesù. Leggiamo nella lettera ai Romani: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Ho sentito un uomo predicare anni fa dal testo in cui Gesù dice: poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. Dal Vangelo di Matteo. Il predicatore disse: dunque è così che funziona. Tuo fratello ti ama di un amore grande, ma non è troppo intenso, potrebbe abbandonarti, ma se lo facesse avresti ancora l'affetto di tua sorella che ti resterà accanto, anche se tuo fratello dovesse lasciarti solo. E se anche tua sorella non ti sopportasse più, se si allontanasse da te, tu avresti ancora tua madre. Ma c'è un amore che somiglia molto all'affetto di una madre, l'amore di Dio. Il legame della fede che unisce il credente a Cristo fa di lui l'oggetto supremo della loro fiducia e di loro l'oggetto delle sue cure amorose. Questi non corre il pericolo di venire spezzato in mezzo alle tempeste della vita e agli attacchi perfidi e violenti dell'avversario. Diversamente rimarrebbero separati dalla fonte della loro salvezza, dall'amore di Cristo per loro. Ma così non è, perché l'amore di Cristo è più forte della morte stessa. Lodiamo Dio perché il suo amore non viene mai meno. Tutti gli altri potranno deluderci, abbiamo deluso perfino noi stessi, ma l'amore di Dio è la nostra roccia e il nostro fondamento.